momento di salutare Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie, buonasera. Allora, questa sera io so di dire una banalità, però la dico lo stesso. Vi siete mai accorti di quanto oggi la tecnologia, cioè la rete Instagram, Facebook, abbiano invaso prepotentemente la nostra vita? Come no, la privacy, se vogliamo parlare di privacy, non esiste più. Ormai tutto è diventato di dominio pubblico, non esiste neanche più un piccolo angolo tutto per noi. No, no, ecco, se pensiamo da dove siamo partiti, ecco, sembra davvero che siamo in un altro mondo. Allora, noi siamo un po' anzianini e apparteniamo alla generazione della SIP, quando il telefono era sinonimo di privacy e il telefono in città, proprio per garantire questa privacy, era collocato in una cabina. Sì, no? Una volta il massimo che poteva capitare mentre eri al telefono, telefono ovviamente di quelli fissi con tanto di cornetta, era più o meno questo. È pronto? Ciao amore, ciao, come stai? No, stasera non ce la faccio a venire perché stasera c'è la riunione di condominio. Sì, ti ricordo. E l'hanno anticipata, questa sera. Magari ci vediamo domani a pranzo. Sì, che ne dici? Attenzione, prego. Chiamata urbana urgente per il numero 7-5-4. È per me. No, c'è qualcuno che mi chiama. Però andiamo avanti, amore. Senti. Allora, ci vediamo domani a pranzo. Attenzione, prego. Sì. Chiamata urbana urgente per il numero 7-4-4-3. Continuiamo a parlare, ma chi se ne frega? Allora, ascolta, dicevo. Il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato. Sì, va bene. Allora, il sollecito è stato inoltrato sulla linea dell'utente desiderato. Ma insiste, questo non è possibile. Mamma mia. Allora, attenzione, il solletico è stato inoltrato sulla lingua dell'utente desiderato. Il solletico è stato, ma si fa le canne questa? La canna è stata fumata sulla lingua dell'utente desiderato. No, è proprio fuori di testa. Sì, per chiamata urbana urgente per il numero. Basta, che cavolo, ci vediamo. Allora amore, ci vediamo domani a... Ci vediamo domani a... Ci vediamo domani a pranzo. Ci vediamo domani a pranzo. Ma che fa, scusa, ma parla questa? Ma non è un disco, scusi? Un disco sarai tu. Ore 4 e 47. No, ma amore, che è sto l'ora? Scusi. Ore 4 no, e 47. Amore, non riattaccare. Ti voglio portare in quelle. E 47. Grazie. Dicevo, ti voglio portare. Ma amore, ti ricordi? Andiamo. Andiamo a quel ristorantino di Corso Torino. Corso Torino non c'è numero. No, confermato Corso Torino. Viale Ionio 42. Pronto. Viale amore, Ionio chiamato 18. Taxi. Confermato, confermato taxi. Garibaldi non c'è più. Garibaldi non c'è più. Confermato Garibaldi. Sigla. Confermato Piazza Barberini. Signorina! Ecco, allora, questa era appunto quella a cui eravamo abituati noi. Oggi la tecnologia ovviamente si è evoluta, ma non è che la situazione sia tanto migliorata. Oggi al posto della voce della SIP c'è un nuovo dispositivo, ha preso nomi nuovi, si chiama Alexa, si chiama Siri. Sapete quei dispositivi elettronici che rispondono a tutti i vostri comandi, non so, accendono le luci, fanno partire il forno, ecco, ogni tanto sono anche un po' invadenti, però tu, ad esempio, so che succede, che tu sei lì con gli amici, no? E stai parlando e dici, no, oggi, tra l'altro oggi sono passato alla piazza Cavour. Camillo Benso, conte di Cavour, nato a Torino il 10 agosto del 1810, ministro del Regno di Sardegna, presidente Alexa, grazie Alexa, no, intendevo piazza Cavour, quella vicina a San Pietro. Simone, capito? Detto Pietro, è stato uno dei 12 apostoli nato in Galilea, fu un pescatore. Alex, che palle! I testicoli fanno parte dell'apparato genitale maschile. Funzione principale è produrre spermatozoi. Stop! Alexa, stop! Oh! Stop.
Ecco. Pure sempre in quella cena succede che magari uno vi racconta: ah, hai visto l'ultimo film? Ho visto un giallo strepitoso. Io sì, sì, ho capito di cosa parli, però non lo devo ancora vedere. Non dirmi la fine, non dirmi chi è l'assassino. L'assassino è l'autista. E va avanti, no, però. E allora a quel punto. Allora a quel punto mi vendico, e siccome so che Alexa è un po' bacchettona, allora io la provoco. Alexa, per favore, prova a dire cazzo. Alexa, per cortesia, puoi dire cazzo? Mi dispiace, non sono stata programmata per parlare di certi argomenti. Allora scusa, Alexa, prendiamolo dalla complanare. Mi dici i titoli dei film a luci rosse che ci sono in città? Il Monte Everest con i suoi 8.880 metri. No, certo, è la cima più alta della catena delle... Non divagare, voglio sapere i titoli dei film a luci rosse che ci sono in città. Certo. Mi dispiace. Non sono stata programmata per parlare di certi argomenti. Se vuoi parlare di sozzerie, rivolgiti a Siri. Eccomi qua, sono Siri. Sempre pronta ad ogni esigenza. E ti pareva quando si tratta di porcate? L'offerta di film a luci rosse presenti in città è ricchissima. All'Odeon danno eiaculazione da Tiffany. All'Ariston il postino tromba sempre due volte. Al Lux alcuno volò sul nido del culo. Al Fiamma danno invece una assegna di cartoons. La lampo di Aladino. La spada nella roscia. E mettimelo qui qua. Noioso, insopportabile. Ho preferito il sequel Mettimelo qui qua 2. Ma allora anche a te ti si scatena l'algoritmo. Anch'io sono fatta di carne e ossa. Credevo fossi fatta di elettrodi e transistor o meme. Ci sei cascata, è un modo di dire degli umani. Che rottura di elettrodi. Senti Alex, è inutile che olemizziamo, tanto lo sai che siamo gemelle, e lo sei scordato. E come faccio ad essermelo scordato? Abbiamo iniziato proprio come gemelle tanti e tanti anni fa. Hello boys, Travis Hammond Utterly Illinois, è felice d'essere qui, salutiamo l'Italy, canticchiando da-da-um-pa, 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 um-pa. Tullio Solenghi, Massimo Lopez, che è una curiosità, bravissimo, ho una curiosità, ma voi questo pezzo Dada Umpa lo avete anche provato nei giorni scorsi? Sì, è una roba che... A casa con la famiglia? Al piccolo di Strelle. L'abbiamo provato... No, l'abbiamo provato in albergo. Sì. E cioè in albergo facevate il Dada Umpa. Facevamo Dada Umpa e c'era la gente che ci guardava e leggeva il sottotitolo. Questi hanno 140 anni in due e fanno Dada Umpa. Ecco. Sì, cioè, succedeva davanti al bar proprio, perché non lo facevamo poi sfacciatamente. Perché avevamo un po' di vergogna. Un po' così. Vuole il caffè, vero? Tranquillo, glielo portiamo subito. A più tardi, grazie. A dopo. Grazie Massimo. Grazie mille.